Ciao ragazzi, sono Gibri e bentornati sul mio canale. Oggi vi ritrovate in un video assolutamente fuori programma. Infatti la mia idea era quella di dedicarmi in questi giorni alla seconda parte della Sirenetta, cosa che non vi preoccupate è in programmazione e uscirà. Ma ho fatto un grave errore, cioè riguardare Coraline per l'ennesima volta, ma c'è una giustificazione. Infatti negli ultimi mesi ho guardato prevalentemente la versione in inglese e non quella in italiano, mediante la quale speravo di carpire nuovi dettagli, soprattutto nei dialoghi, cosa che ho fatto, anche se non è l'argomento di questo video, perché ho scoperto qualcosa di ancora più eclatante. Magari voi l'avevate già notato, io sono qua come Cippi di Merlo che penso di aver fatto la scoperta del secolo, quando in realtà mi attende la gogna pubblica con i commenti che mi dicono: "Ma Gibril, l'avevamo già notato". Ecco, spero di no, perché ragazzi, io questa cosa non l'avevo mai notata. Mai, e me ne vergogno, e me ne vergogno. Ma ora torniamo nel mood e facciamo un po' di atmosfera. Vi ricordate quando vi ho parlato del tunnel, dicendo che in realtà sia il pozzo, o meglio, che il pozzo sia in realtà il tunnel, suggerito anche dal fatto che fosse circondato da questo cerchio delle fate? Bene, credo che ve lo ricordate perché ve l'ho detto tipo 850.000 volte. Diciamo che questo parallelismo si è fatto quasi inconfutabile durante quest'ultima mia visione del film. Diciamo quindi che questa teoria parlerà ancora di questo buco sotterraneo, del tunnel, ma anche di questo famigerato bambino col gelato. In un altro video, anzi forse in più video, avevamo anche teorizzato che quest'ultimo fosse il figlio dell'altra madre caduto anni fa in questo pozzo. Come ve lo immaginate, infatti, l'interno di un pozzo, in numerosissimi casi nella storia in cui queste strutture sotterranee fungevano da nascondiglio di cose tanto inquietanti? E come potrebbe essere diverso questo pozzo vicino al Pink Palace? Cosa ci potrebbe essere al suo interno? Forse nel film ci viene detto, ci viene proprio mostrato cose perdute, cose vecchie, cose dimenticate. Nel film, infatti, vediamo il tunnel che da super sbarluccicone e psichedelico diventa via via più inquietante, più scuro, più umido. A un certo punto ho anche pensato che assomigliasse allo scantinato, a un basamento di qualche casa, ma secondo me no. Non era il basamento di qualche casa, era bensì una struttura che già c'era stata introdotta all'interno della pellicola, ossia il pozzo, un luogo in cui sono state buttate cose, persone, cioè volevo dire sono cadute persone, ops. Parrebbe proprio in questo punto del film sottolineato il parallelismo tra il passaggio della porticina e il pozzo stesso. Ed è proprio mediante questo parallelismo che vediamo così forte verso la fine del film, che vediamo in un certo modo rafforzate le basi della teoria del bambino caduto nel pozzo. Perché? Guardate attentamente questa scena. Avete notato niente? Non vi ricorda niente questo abito? È l'abito del bambino col gelato. Ora ve la sto raccontando come una cosa leggera, ma vi assicuro che la mia reazione quando ho visto questa scena rallentatore è stata molto diversa. Lo trovo un dettaglio completamente raccapricciante. Guardate inoltre quante cose ci sono all'interno: un cavalluccio, un camion. Non sono cose che le precedenti vittime avrebbero perso strada facendo, andando avanti e indietro per il tunnel. Il fatto che questo vestito sia presente all'interno del tunnel, che in realtà sembrerebbe proprio essere la trasposizione di questo pozzo,
ci potrebbe far intendere che davvero questo bambino sia caduto all'interno, e quindi ecco perché è presente in questo quadro molto importante, che non cambia neanche alla fine quando tutto l'altro mondo si rivela per quello che è. Oppure, sempre cadendo in questo pozzo, probabilmente l'altra madre, per farlo sopravvivere, l'avrebbe tramutato in qualcos'altro, forse nel gatto. È anche vero che il gatto ha una personalità molto adulta, non una personalità da bambino, per cui in questo caso dovremmo ammettere che nel Limbo Pink Palace sia possibile crescere, e quindi, secondo l'ultimo video che ho pubblicato, potremmo anche credere quindi che Coraline potrebbe diventare l'altra madre, perché se può crescere. Da un lato mi sembra proprio che questo tunnel un tempo sia stato l'ingresso principale per l'altro mondo, un ingresso molto scomodo in cui si rischiava di lasciarci le penne ogni volta, e ciò potrebbe essere anche una potenziale risposta a quello che mi chiedete voi sotto i commenti, cioè perché la mano dell'altra madre con la chiave non voleva farsi buttare lì dentro se comunque era un passaggio per l'altro mondo. Perché è scomodissimo, ragazzi. La rischiosità e la scomodità di questo pozzo hanno portato quindi l'altra madre a costruire, diciamo, un ingresso un pochino più confortevole per i suoi ospiti, cioè la porticina. Allo stesso tempo dobbiamo quindi supporre che sia il bambino col gelato, sia probabilmente anche le altre prime vittime, fossero cadute proprio dentro il pozzo. Preferisco pensare questo che un'altra cosa molto più macabra, cioè che una volta che consumate le altre vittime, o meglio, chiamiamo le cose col loro nome, uccise, avesse dovuto nascondere le prove da qualche parte, cioè nel pozzo. E in questo punto del film, quando l'altro mondo si stava rivelando per ciò che era, anche il tunnel ha iniziato a rivelarsi per ciò che era, cioè il pozzo, ancora una volta. Ragazzi, ditemi se anche voi siete rimasti scioccati da questo vestito che io non avevo notato e che, quando l'ho visto, mi sono venuti ancora una volta i brividi. Spero di essere stata chiara, di non aver parlato a vanvera. Per quanto riguarda i saluti, abbiamo un pari merito, e siccome non riuscivo a capire chi avesse commentato il secondo prima e il secondo dopo, le ho messe tutte e tre. Quindi saluto Rara, Paolo e Maris. Ciao ragazzi, grazie per guardare i miei video. Al prossimo giro saluterò la prima persona che risponderà alla seguente domanda, che è molto semplice perché ne abbiamo parlato 14.000 volte. Da cosa è circondato il pozzo nel film? Lo vediamo circondato da una cosa. Come si chiama quella cosa? Il primo che risponde verrà salutato. Intanto io vi saluto, vi ringrazio per essere stati qua. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace e, perché no, iscrivetevi al canale. Beh ragazzi, arriviamo ai 4.000 perché ho un sacco di idee, cioè ho un quaderno pieno di video che devo fare, che sto scrivendo e che a breve arriveranno. No, veramente ragazzi, anche se sembra che parlo sempre di Coraline, c'è un sottobosco che voi non potete neanche immaginare di cose che sto preparando per voi, per cui fatemi sentire il vostro supporto, il vostro calore, polliciando, commentando e iscrivendovi a questo canale. Ciao!